No, vabbè. Impossibile, impossibile. Non ci credo! Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati con un nuovo video. No, 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 non sono impazzito. A parte che io sono sempre pazzo, ma in questo caso non sono impazzito. È solo che non mi pare vero, non mi pare vero che stiamo veramente per assistere al Caralize di Kill la Kill! Ragazzi, questo video è stato una vera challenge mai vista per me. Tutto è iniziato in maniera simple and clean, solo come Hikaru Tada saprebbe dire, e poi si è trasformato in qualcosa che ha perso il controllo e che si è rubato 13 ore della mia vita. È diventato un lavoro enorme, del quale sono contentissimo e fiero, che è rimasto però a vegetare nel mio computer. Prima che trovassi la forza di affrontare il montaggio, di affrontare l'overvoice, di affrontare ogni cosa. Vi dico soltanto che all'inizio il video durava 40 minuti e passa, e io proprio esportazione dopo esportazione, strizza che te ristrizza, l'ho fatto durare quello che appunto poi vedrete. Quindi diciamo che è un timing semidecente, dai, è decente, in cui parleremo e analizzeremo l'opera intera di Kill la Kill, perché come vi avevo accennato, o forse no, in uno dei precedenti video, il mio intento con Caralize adesso è anche parlarvi un pochino di più della serie e non soltanto analizzare un singolo personaggio del cast, ma magari, se ce ne sono tanti e sono tutti interessanti, fare una bella foto di gruppo e parlarvi un po' sia della trama, sia dell'anime, sia della produzione, sia del cast in senso proprio grafico, letterale. Prima di lasciarvi al video che mi è costato sangue e fatica, e che spero amerete quanto lo amo io, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, ad attivare la campanella per non perdervi più nessun aggiornamento, a lasciarmi un commentino qua sotto se Kill la Kill vi piace, se Kill la Kill lo conoscete, se non lo conoscete andatevelo a vedere e poi tornate qui e lasciatemi un commento. Io vi do appuntamento al prossimo video, anzi consigliatemi un anime che vi potrebbe piacere e quindi che potremmo analizzare in un Caralize insieme, del quale magari vi interessano i personaggi e vorreste capire perché sono stati disegnati e realizzati in quel modo, e se ne potrebbe parlare in un futuro video. Adesso non vi trattengo più e vi lascio alla visione del Caralize di Kill la Kill. Ciao ragazzi! Allora, gente, come avrete capito, ci è voluto tempo per arrivare fino a qui, ma finalmente ci siamo e iniziamo snocciolando un po' di dati riguardo questo stupendo anime. Recuperatelo già da subito se non l'avete fatto. Primo prodotto originale del mitico studio Trigger, che ormai ci dà sempre belle cose, Kill la Kill ci racconta la storia di Ryuko Matoi, questa neostudentessa di questo strambo istituto superiore chiamato Noji. Sin da queste prime battute capiamo immediatamente che Kill la Kill vuole sottolineare in maniera critica ma ironica la struttura della società giapponese, perché nel mondo di Kill la Kill la scuola, o meglio gli istituti scolastici, dominano l'intera società, o questo è quello che sembra. Tant'è che il ruolo scolastico svolto all'interno dell'istituto stesso da parte dei ragazzi va ad influenzare il loro status non solo sociale all'interno della struttura, ma lo va a influenzare anche a livello familiare, a livello vitale, in tutto ciò che li circonda, tant'è che i peggiori della scuola vivono in questa sorta di favelas alla base di questo monte che poi va a ospitare l'istituto, e i migliori, oltre ad essere appunto più ricchi, hanno anche effettivamente un benessere maggiore vivendo proprio negli strati più alti, ecco, della città. Tutto si svolge in una sorta di educazione militaresca. I ragazzi sono spinti a combattere, a competere fisicamente tra di loro per guadagnarsi un posto di rilievo all'interno dell'elite scolastica. La nostra Ryuko arriva in questa scuola armata di questa sua meravigliosa bella spadona e inizia a fare un sacco di danni, ragazzi, perché il fulcro di Kill la Kill, o almeno della prima tranche di episodi di Kill la Kill, che come serie è abbastanza godibile proprio perché non si sente mai un calo di ritmo nella narrazione, e ci ritroviamo ad avere quasi tre saghe strizzate in 24 episodi, che funzionano comunque tutte molto bene perché l'anime si apre appunto con Ryuko che ha come obiettivo trovare l'assassino di suo padre, padre scienziato, che le ha lasciato in eredità
una strana divisa scolastica che poi scopriremo essere animata perché fatta di fibre biomeccaniche, quindi sia biologiche che meccaniche, che nutrendosi del sangue di Ryuko stessa si può attivare, essendo anche dotata di intelligenza e volontà propria, per donarle dei poteri illimitati o comunque per donarle la capacità di combattimento non paragonabile a nessun altro. Con questi elementi già buttati sulla tavola, ragazzi, voi capirete che ci ritroviamo davanti a un prodotto perfettamente ibrido che può piacere a tantissimi diversi tipi di pubblico, perché noi abbiamo tutto ciò che riguarda una tipica saga shonen, quindi la ricerca della vendetta, la voglia di rivalsa, la crescita personale e tutta una serie di elementi fanservice che strizzano l'occhio invece al majocco, allo shoujo, perché noi abbiamo effettivamente un sacco di protagoniste femminili in questo cast. Le protagoniste stesse, Satsuki e Ryuko, sono due ragazze che si trasformano, che hanno delle tutine che gli donano poteri inimmaginabili in grado di renderle combattenti formidabili. Il tutto ovviamente anticipato, introdotto da una tipica trasformazione perfetta, insomma, stile shoujo. Loro che fluttuano mezze nude ovviamente nell'aria e le tutine, le fibre che le avvolgono per poi vestirle con queste tute. Tute che poi diventano a tutti gli effetti, o almeno quella di Ryuko, uno dei pilastri dell'anime stesso, protagonisti effettivi dell'azione, potendo dialogare e potendo esprimere i loro pensieri. Ora, i pareri su Kill la Kill genericamente sono discordanti, perché c'è chi lo disprezza e chi lo adora. Io rientro nella categoria di chi lo adora, perché dietro l'apparente incoerenza o demenzialità di molte situazioni, dietro al fortissimo fanservice che però, ragazzi, in questo caso è ragionato, non è buttato lì a caso, credetemi, ci hanno pensato ai motivi del fanservice, l'hanno anche giustificato effettivamente in un certo senso, unito a una forte ironia, a una critica sociale, a una grande dose di azione e di spettacolarità per quanto riguarda i combattimenti e una storyline serrata che non ti dà momenti nemmeno respiro ma che tu devi assolutamente arrivare fino alla fine per scoprire, io dico è fantastico, è proprio tutto ciò di cui io ho bisogno. Kill la Kill è uno di quei pochi anime che sono riusciti a darmi nello stesso momento, nello stesso posto, tutti gli elementi che io apprezzo in opere diverse, ma tutti in una botta sola, sia per quanto riguarda il cast, per quanto riguarda i disegni, per quanto riguarda le animazioni e per quanto riguarda tutta la trama, la sceneggiatura. Ma parlando di cast, questa illustrazione era iniziata con la semplice opposizione tra luce e ombra che Satsuki e Ryuko rappresentano. Una volta realizzata ed inchiostrata, come avrete visto, come potrete vedere tornando indietro, il mio cervello ha detto no, è scattato quel qualcosa che mi ha fatto dire io non me la sento di rappresentare solo loro due, perché il cast è stato così bello nel suo complesso, i personaggi sono così folli, così meravigliosi, così adorabili, quasi dal primo all'ultimo, che non posso non tributarli tutti. Quindi ho iniziato aggiungendo solo i Deva. Dopo i Deva mi sono detto, vabbè, ma loro non ce li aggiungo, e quindi ho aggiunto la Nudie Switch, ho aggiunto l'amica di Ryuko, ho aggiunto la Grand Couturier. Ragazzi, l'illustrazione ha completamente perso il controllo, o meglio, l'ha assunto lei invece che io, e mi sono ritrovato a pentare, a colorare. Grazie a Dio avevo già deciso di optare per una colorazione che richiamasse fortemente l'anime, quindi cel shading, e ci è voluto un 13 ore per terminarla, figuriamoci se l'avessi pentata, ci avrei messo una settimana. Però sono veramente contento del risultato, perché mi sono divertito tantissimo a disegnarli a tutti loro, perché sia da Senketsu, all'ultimo del cast, io li ho adorati, sono tutti carini, sono tutti fantastici durante la trama e ti ci affezioni, tifi per loro, ti gasi con loro. In più, il character design di Kill la Kill lo sento veramente strettamente in linea con quello che è il mio gusto estetico, con quello che è il modo che io amo per rappresentare visivamente le figure umane, per rappresentare visivamente i corpi, e quindi è stato proprio facile per me usare questa sintesi grafica per
disegnare questo tributo. Infatti, se voi dello studio Trigger mi voleste assumere, io sarei assolutamente disponibile, dato che mi sembra che al di là di tutto siamo veramente in linea, eh? Il risultato parla chiaro. Ma scherzi a parte, i design sono fantastici. I vestiti, le armature, questo fanservice continuo che strizza l'occhietto a glorie del passato come i Power Rangers, Cutie Honey, anche Sailor Moon in un certo senso, è meraviglioso, è stata proprio una gioia per gli occhi. Molti hanno anche criticato le animazioni in Kill la Kill, accusando la produzione di essere stata un po' troppo low budget, ma invece io ho trovato che, se questo è vero o no, non lo so, non mi sono informato effettivamente perché non mi è assolutamente interessato. Io l'ho trovato bellissimo, super funzionale a livello visivo e non ho nulla da recriminare contro lo studio Trigger, specie nelle sezioni in cui hanno implementato disegni e animazioni 3D in fusion con quelle 2D. Non me ne sono accorto finché non ho visto lo special sul making of di Kill la Kill, e quando l'ho visto sono rimasto completamente a bocca aperta, perché la fusione è stata lavorata talmente bene, il senso di animazione è stato ricreato così bene, l'inchiostrazione, la colorazione, seppur in 3D, era stata replicata in un modo talmente convincente e fedele che mentre voi vedete l'anime non ve ne rendete conto. Altro elemento davvero fantastico, ultimamente meno ma di solito un pochino raro nelle opere anime giapponesi, specie quelle low budget, per questo secondo me tutto questo low budget non c'è stato per Kill la Kill, riguarda la diversità fisica del cast. E nel cast di Kill la Kill, ma in genere un pochino visto in tutte le opere dello studio Trigger, noi ne abbiamo un sacco, ogni personaggio appunto è studiato e pensato per avere il suo ruolo ed è studiato e pensato per avere la sua personalità, tanto psichica quanto visiva, tant'è che ogni personaggio di Kill la Kill è completamente diverso dall'altro a livello visivo. Anche in maniera bella pesante, rilevante, abbiamo gente sovrappeso, gente molto magra, ragazze formose, ragazze meno formose, ragazzi alti, bassi, che può sembrare una banalità, ma fanno la differenza, o almeno per me, per come sono fatto io, hanno contribuito a calamitarmi, a catturarmi in questo universo visivo e a rendermelo veramente gradevole da seguire quanto da disegnare. Menzione speciale poi appunto alle tutine, alle meravigliose divise che sono iper stylish, bellissime nelle palette, questa opposizione fra bianco e nero, caldo e freddo, che va in maniera estremamente asciutta ma elegante a sintetizzare la psiche di chi le indossa, delle protagoniste, e il senso proprio di opposizione che devono rappresentare. Fantastiche, meravigliose! Come meravigliose sono le varie silhouette e i vari outfit che i quattro Deva indossano poi durante lo svolgersi della storia, che sono veramente fichissimi a livello visivo e a livello di feature e a livello di funzionalità all'interno della trama. Arrivati a questo punto, ragazzi, l'illustrazione è quasi finita. Io ho fatto del mio meglio per sintetizzare il video il più possibile per non rubarvi un'ora della vostra vita su 13 della mia che sono servite per produrlo. A questo punto voglio sapere voi cosa ne pensate di Kill la Kill, perché se l'avete visto me lo dovete dire, se non l'avete visto dovete correre, accendetevi Netflix e sparatevi Kill la Kill, perché è divertentissimo, stupendo e veramente figo. Lo dico anche a tutti quelli che vorrebbero diventare mangaka, studiatevi la struttura narrativa di Kill la Kill perché è un perfetto shonen. Bene, detto questo, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, lasciatemi un commentazzo in cui magari mi consigliate anche altre serie anime da guardare per i futuri Caralize, e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie come sempre e ciao!